Ascoltando le parole della vicepresidente Gualmini, francamente ho avuto dei sentimenti contrastanti. Non so se essere basita, confortata, confusa, perché ascoltando le sue parole, vicepresidente, ma confusa ma non tanto felice, viste le votazioni di oggi, grazie. Ascoltando le sue parole, posso essere d'accordo praticamente sulla quasi totalità di quello che ha detto. Dico quasi, ed è fondamentale questo quasi, proprio perché alle parole, secondo noi, non sono seguiti i fatti. Così come non sono d'accordo sul additare il Movimento 5 Stelle come immobilista. Non lo siamo, fa un po' campagna referendaria, quindi evitiamo di trascendere su un altro argomento, perché allora potrei risponderle alla stessa maniera: cambiare per cambiare in peggio, tanto vale rimanere come si è e cercare di migliorare, non cambiare per cambiare e per mettere una bandierina. Non siamo immobilisti perché, come avete potuto vedere e sentire, abbiamo proposto e riproposto, proprio perché ne siamo convinti, numerosi emendamenti che contengono le parole conciliazione, tutela, partecipazione, integrazione, formazione, informazione, sperimentazione. Non ci sembra immobilismo. E quando si parla di sperimentazione scientifica, non si parla di caccia alle streghe, complottismi, si parla di una visione diversa di quelli che vogliono essere i servizi educativi nella nostra regione. Quando lei ha parlato di famiglie che ormai non fanno più figli, bisogna chiedersi perché non fanno più figli. Molto probabilmente perché nemmeno con due stipendi, se magari entrambi i genitori sono occupati appunto nel settore della cooperazione, non si possono permettere di fare più di un figlio quando se lo possono permettere. Se poi noi non tuteliamo questi lavoratori, paghiamo poco i dipendenti, generiamo dei bisogni che prima o poi il pubblico, se vuole fare il suo dovere, dovrà accollarsi e a cui dovrà porre rimedio. Quindi secondo noi non era la strada che ha percorso questo progetto di legge quella da percorrere. Abbiamo provato a raddrizzare un po' il tiro, non ci siamo riusciti perché appunto gli emendamenti che secondo noi potevano far prendere la strada corretta a questo progetto di legge non è stata presa. Ci dispiace anche che appunto siano stati bocciati degli emendamenti che andavano anche nella direzione delle vostre parole, vedi quello sulla sperimentazione dei vaccini, insomma di questo metodo, di questa obbligatorietà vaccinale, proprio per confutarne i dati. Ci dispiace anche che poi certi principi che noi andiamo ribadendo vengano riproposti dal Partito Democratico in due ordini del giorno. Ordini del giorno che sono delle intenzioni. Noi siamo qui per legiferare, per scrivere delle leggi, non per scrivere delle buone intenzioni, sperando poi che non succeda come nel modo di dire che di buone intenzioni è lastricato l'inferno. Quindi sarebbe stato opportuno che questi principi fossero stati inseriti all'interno di una legge, visto che l'Assemblea legislativa ancora per ora, almeno fino al 4 di dicembre, è l'organo legislativo della Regione. Per questo non ce la sentiamo francamente di votare a favore e nemmeno di astenerci. Voteremo contro questo progetto di legge. Su molti articoli ci siamo astenuti, ma ce ne sono alcuni per noi fondamentali che vanno a prescindere il nostro voto. Grazie.